Avila? Lezione numero 5. Ciao ragazzi, allora come va? Tutto bene? That's alright? Ok. Allora, innanzitutto, welcome to lesson number 5, proprio inglese-italiano, italiano-inglese, insomma, benvenuti alla lezione numero 5. Allora, come la mettiamo a nome oggi? La mettiamo a nome che abbiamo visto come abbiamo equalizzato il groove, e l'abbiamo visto l'altra volta, eccolo il groove. Adesso apriamo e clicchiamo sulla tendina qui, sul tastino che mi apre la tendina, dove abbiamo tutti i nostri kit e i nostri groove in formato wave audio. Quindi qui, allora, adesso vi insegno un altro trucchetto. Se fate tasto destro qui sopra, vedete, vi esce una tendina dove potete tagliare, copiare, duplicare, eliminare, rinominare. Perfetto. Rinominiamo questo file. Lo chiamiamo groove. Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5. Iniziamo dalla fine. Poi questo qui lo chiamiamo rinomina. Groove 4, io sono come gli arbi, da destra verso sinistra. Qui andiamo al groove 3, ok. Qui andiamo, ups, rinomina groove 2, e qui il kit lo rinominiamo come groove 1. Perfetto, bene, vogliamo riascoltare cosa abbiamo combinato di buono l'altra volta? Perfetto, un attimo solo, ecco qui, via! Alla faccia mia! Bello! Adesso proviamo a togliere questo, stoppo con questo, via, cliccare qui, via! Ah. Mettiamo questo su. Bene. Adesso stop. Facciamo una cosa, ragazzi. Allora, notate una cosa, guardate qui, io facendo play sento troppo questo qui, che sarebbe il ritmo di 55. Sì. Troppo presente, guardate. Allora, stop tutto. Adesso facciamo un'inserzione cosiddetta. Allunghiamo il brodo, no scherzo, allunghiamo praticamente questa partitura che è di un quarto, vedete? La facciamo di due quarti. Cosa facciamo adesso? Modalità normale. Andiamo in questa, diciamo, in questa parte dello schermo dove trovate tutte le caratteristiche del groove 1, che è un kit di, diciamo, di suoni che compongono, suoni di batterie che compongono il groove. Adesso non vi faccio vedere, vedete, mano a mano io vi faccio vedere, diciamo, le cose che vi servono ve le faccio vedere man mano, però non vi spiego questo tastino serve a questo, questo tastino serve a quell'altro, altrimenti vi ingrippate il cervello e non ve ne uscite più. Allora, affrontiamo le cose man mano. Adesso io ho l'esigenza di dover allungare questa partitura perché ci sono delle ripetizioni di questi ritmi, di questi, tra virgolette, percussioni, che sono un po' troppo fastidiose dal mio punto di vista. E quindi cosa facciamo? Guardate qui, vedete? Qui, in questa fase qua, praticamente, scusate un secondo di pausa, pausa un attimo. Eccoci ragazzi, scusate di nuovo, è il bello della diretta, tutto live. Mi hanno bussato alla porta, sono dovuto andare ad aprire a uno scassambrello che in questo momento sta entrando. No, scherzo, carissimo amico mio, mio
forse uno dei miei migliori amici, anzi no, è uno dei miei migliori amici. Allora, bene, dicevo, quindi dobbiamo allungare questa partitura. Quindi cosa faccio? Vedete qui c'è scritto length, praticamente è questa in effetti la parte del programma che mi permette di agire, come nota, mi permette di agire sulla lunghezza della partitura del mio kit groove numero 1. Quindi guardate qua cosa succede. Clicco su questo numeretto qui che è il numero 1. Premo 2 dalla tastiera del computer e premo invio. Ops, e come per magia, guardate qui cosa è successo. Oh, che bel castello, Marco Dirondello. Abbiamo duplicato la nostra partitura, quindi da un quarto andiamo a due quarti. Questo per dare una maggiore variabilità del sound del groove che io sono andato a costruire perché è un po' troppo martellante. Vabbè, se io vado a mettere uno qui, per esempio, e premo invio, guardate, mi aggiunge una parte, cioè mi aggiunge il 3.1, il 3.1 della partitura, della durata del groove, sì. Se poi faccio uno anche questo, guardate cosa succede, me ne aggiunge ancora uno più piccolo di questo pezzettino qua, ma queste sono cose che vedremo man mano, non ve ne preoccupate. Poi vedremo, queste sono cose che vengono utilizzate, almeno dal mio punto di vista, quando il gioco si fa duro e i duri iniziano a giocare. La techno non è per tutti, questo è sempre il mio motto. Quindi, cosa faccio? Guardate qui, seleziono col tasto sinistro tutta questa baratà cicciccocco. Poi lo copio, io posso fare anche, io ho il Mac, quindi chi non c'è il Mac c'è il PC, la stessa cosa. Può fare Command C, Command V, io faccio Command D, ma si può fare anche col PC, quindi guardate, Command D duplica, poc, mi duplica tutto quello che io ho qui. Però naturalmente adesso devo spostarlo, quindi cosa faccio? Con la freccetta destra, perché già, vedete, già è selezionato, perché celeste significa che questi pezzettini rossi sono selezionati, quindi o li posso cancellare o spostare a destra, sinistra, su, vedete? Destra. Quindi se io adesso metto in solo il mio groove 1, guardate cosa faccio. Bene, ce l'ho più lungo. Oh, ah, ma dura di più. Quindi, modalità disegno, tolgo questi fastidiosi, diciamo tra virgolette, vogliamo aggiungere un altro quarto, o altri due addirittura, così lo facciamo di quattro quarti. Eh sì, dai, abbondiamo. Facciamo stop con la barra spaziatrice. Ops, via. Facciamo, clicchiamo qui sotto, premiamo 4, premiamo invio. Poi, guardate questo, questo qui in effetti mi va a delimitare, ecco, ecco, la lunghezza e la durata del groove insieme a questo qua. Allora, 4, quindi facciamo una cosa, duplichiamo questo qui dove non ci stanno troppe cianfrusaglie. Ctrl C, Ctrl V oppure Ctrl D. Guardate qua. Mettiamoci una variabilità, mettiamoci per fantasia uno snare qua, vediamo cosa c'è. Ok, vediamo come funziona, via. Allora, facciamo ripartire insieme. Allora, guardate questa parte qui, vedete? Questo mi dice quando arriva a 0 e poi rivede e ricomincia. Qui 3 e 4, via. Ecco. Questo sorta di orologio che gira, guardate questo. Vedete? È la durata del mio file, del mio groove. Via. E dovete stare sempre, cercare di farvi stare sempre a tempo innanzitutto e fate partire sempre insieme, quindi quando inizia finisce, via, ecco, inizia all'altro, sempre sui quarti, un quarto,
2 quarti, 3 quarti, 4 quarti, ovvero un quarto la divisione minima del mio, della mia partitura. Poi posso anche prendere una parte, una parzialità di un quarto e andarci a giocare. Bene, facciamo dei quarti insieme. Ah, mi piace. Adesso stavo scegliendo dei file, dei wave, che sono dei file audio che io ho come dotazione nella mia libreria. Eccolo qui, guardate qui, questo mi piace, lo carichiamo proprio qua. Punkety. Questo per esempio, questo dobbiamo togliere. Gli utility non servono. Questo dobbiamo togliere. Questo qua, va bene così. Questo cosa facciamo adesso? Poverino, sta lui solo senza entrare a far parte di questo gruppo dei groove. E quindi, naturalmente, lo inseriamo all'interno. Quindi cosa ho fatto? Guardate. Allora, ripetiamo, scusate. Tasto sinistro, lo tengo premuto, lo sposto e lo metto qua. Perfetto. Vediamo come, che sapore ha tutto. Via! Un po' troppo presente. Quindi che cosa facciamo? Clicchiamo qui sotto qua, o col mouse o con la freccetta in basso, via, abbassiamo ancora, meno 14. Bene, ci sembra davvero carino. Ok, adesso perfetto, mi sembra davvero fatto bene. Adesso vogliamo metterci, che ne so, qualche voce su questo brano e chiudiamo per oggi questa lezioncina numero 5. Che dite, ragazzi? Allora, voci, naturalmente che si possono acquistare su internet oppure come faccio io, le registro io con un microfono collegato al mixer, quindi dei file audio, oppure li potete trasformare in file MIDI, li potete divertire come volete voi. Però per il momento facciamo le cose semplici. Andiamo a vedere queste qui, Vintage Vocals Twisted Religion. Ok, man, ascoltiamo, quindi basta cliccare sopra. I'm 100% sensitive to get you to the only heaven there is, a planet out. For all things by necessity must work. I'm amazed that I have as much power as I do. Every day in the mail. Attention. It's very important that we pamper. Better hear what I've got to say, because you won't get it again. Hell, you don't know where I'm at. You couldn't possibly know where I'm at. It's too damned awesome. Hell, you don't know where I'm at. You're not free with your Cadillac. You think I'm holding back? You gotta know the truth, because you better repent. You think I'm holding back? Questo mi sembra carino. Vediamo un po'. Allora, il volume è meno 12. Via. You think I'm holding back? Bene, c'è qualcosa che non va, nel senso che la voce non è molto, in sync con tutti i groove. Allora, cosa possiamo fare noi? Allora, guardate qui. Allora, possiamo agire in due modi. Il primo, andiamo a vedere che questo è un file wave, no? E il computer, il programma di default non me lo va a dividere, quindi io non posso agire su questo file, tranne se posso ingrandire o diminuire la sua struttura. Però cosa posso fare? Vado in questo lato della partitura, quindi del foglio del file, cioè che mi fa vedere proprio la struttura del file. Di default io Ableton mette gli utility che non mi servono, scusate, l'ho tolto. Cosa faccio? Guardate, quindi clicco qui. Cosa faccio? Per andare ad agire, quindi per poter variare il suo sync, cosa faccio? E quindi la sua durata, la sua suddivisione in tempi. Tasto destro qui, fa metti loop regione corrente. Guardate cosa succede.
ops, e come per incanto me lo porta come, diciamo, griglia praticamente suddivisa in tempo. Ecco, parliamo in maniera molto semplice, senza usare tecnicismi inutili. Tasto destro, modalità disegno lo togliamo perché non ci serve. Ok, vediamo un po', via, clicchiamo. Vediamo il loop. Qua lo sto, vedi? E qua faccio. Qui lo tolgo il loop. Qui lo metto, qui lo tolgo. Togliamolo per il momento. Via, vediamo un po'. 3, 2, 1, 2, via. Bene, allora stop con la barra spaziatrice. Il problema è qua, guardate. Allora, nelle impostazioni di live, voi vedete preferenze, quindi se io clicco live, poi fate preferenze, vi escono tutte le preferenze, ok? Se io vado in audio, bene, e a un certo punto lui vi dice, record warp launch, lui a un certo punto vi fa una serie di domandine, tipo di file, profondità del bit, preconteggio, frequenza di aggiornamento della clip, registro automazione in sessione tracce armate, tutta una serie di cose. E poi, naturalmente, vi dice, vi fa una domandina, il warp, warp feeds, sorry for my English. Allora, warp praticamente sarebbe proprio la suddivisione del file nelle sue parti, e io posso agire in questa suddivisione, cioè lo posso far durare di più, di meno, posso far allungare la voce, come la posso far diminuire, oppure posso farla fare normale. Quindi io qua, come impostazione, dico loop warp dei campioni corti auto, automatica. Poi, unwarped one shot, warped one shot, warped loop. Io metto auto. In automatico il computer, il programma, me lo suddivide. Auto warp di campioni lunghi, lo stesso. Modalità warp di default complex, che poi vi spiegherò che cos'è queste cose qua. Bene, poi crea dissolvenza degli estremi della clip, no, deve essere netta, a me non piace dissolta. Poi nel momento in cui abbiamo bisogno della dissolvenza, che è ai lati della clip, quindi inizio e fine, io me la vado a fare. Bene, andiamo avanti. Quindi cosa faccio adesso? Questi qua sono detti i transienti, che mi danno la possibilità di effettuare un warping sul file. Guardate, se io clicco su questa così questo aggeggino qui che il programma mi ha messo di default perché legge dei picchi e quindi li va a suddividere, guardate, sui picchi più o meno significativi lui suddivide, perché secondo lui questi sono dei picchi dove posso andare ad agire su una voce, su un loop, su un synth, su una chitarra, su un basso, su qualsiasi altra cosa. Quindi ecco qua, io il problema lo vedete qua, l'ho individuato qua perché questa voce è un po' in ritardo rispetto al loop, guardate. Bene, adesso stop. Quindi cosa faccio? Clicco due volte su questo oggettino, diventa giallo, significa che è bloccato. Quest'altro qui diventa giallo, significa che è bloccato. Questo qui diventa giallo, bloccato, 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 è bloccato. Quindi cosa faccio? Guardate qui, giusto per dimostrarvi, no? Ecco qua, guardate qua, allungato, guardate cosa succede. Adesso modifica, annulliamo come prima, via. Allora adesso c'è una cosa, anticipiamo un pochino questa qua, vediamo cosa succede. Forse anche questa un po', via. Ok, adesso mi piace. Aumentiamo un po' questa vocina che è un po' bassa. Back.
Bene. Ok, adesso abbiamo messo una voce che mi sembra davvero carina. Poi, oltre la voce, bene, possiamo naturalmente in questa fase utilizzare anche dei plugin, però siamo forse in una fase un po' troppo diciamo elementare. I plugin cosa sono? Ecco, sono delle macchine esterne, quindi sintetizzatori e quant'altro che io posso utilizzare per poter arricchire innanzitutto il mio brano e poter, ecco, in effetti dare anche una linea melodica che adesso non ce l'ha. Ecco, vedete, quindi bene. Adesso ci fermiamo qui perché non vi voglio fare troppo una testa di chiacchiere. Quindi avete visto, più o meno abbiamo aggiunto un altro loop al nostro groove. Abbiamo... Ah, ecco qui, c'è un errore, scusate ragazzi. Ecco qui. Allora, questo qui lo rinominiamo, perfetto, groove 5. E questo qui lo rinominiamo groove 6. Ecco qui, giusto per correttezza. Abbiamo inserito una voce e vi ho... in maniera molto light, molto leggera, introdotto alla problematica del warping che vi ho fatto vedere. Vi ricordate? Guardate qua. Ops, ecco qua, ritorniamo. Ecco qua. E quindi posso naturalmente giocare su quelle che sono le durate delle caratteristiche particolari del mio file, che in questo caso è una voce. Però posso farla anche su un file, su un groove ad esempio, giusto per terminare. Guardate, via, sono in solo questo qua. Come vedete, il programma, vedete, già mi dà, ecco qua, una suddivisione con questi sono transienti, guardate. Allora, cosa faccio, come abbiamo detto prima? Questi praticamente, il programma già vi rimette, guardate, già rimette lui le suddivisioni del warping, perché come già ho visto nelle preferenze, ecco qui, del programma, guardate, record warp launch auto warp di campioni lunghi, sì, poi loop warp di campioni corti, moneta, e quindi praticamente lui già mi dà in automatico un auto warp di questi campioni e lo suddivide, vedete? Oppure posso per esempio agire su questo qua, sempre mi va bene, oppure posso agire su quest'altro qui, sempre mi va bene, cioè sono varie le cose, insomma, vedete, perché poi naturalmente voi dovete avere a disposizione sempre, diciamo, un file ben suddiviso per non potervi imbrogliare, altrimenti va a finire che uscite fuori di fase, insomma. Bene, dopo aver gestito i file e quindi aver parlato un po' del warping e quindi vi ho introdotto a questo mondo, ecco, e con un file da voce vi voglio far vedere come posso per esempio farne uno con un file, con un loop. Vediamo un po'. Vediamo se ci riesce questa cosa. Bene, 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 bene. Allora, impostazione di quantizzazione. Ok, griglia, perfetto. Vedete? Allora, nel momento in cui avete un file, oppure anche questo qui, per esempio, voi cliccate, fate, diciamo, alcuni file vi dà la possibilità di poterci giocare sopra, convertirli e quant'altro. Poi vi farò vedere in che modo. Altri file... per esempio come questo wave, poi avete in diciamo nella tendina avete semplicemente cliccato impostazioni di quantizzazione e lui vi dà, vedete, i transienti accesi, che praticamente non sarebbe altro che il warping che io nelle preferenze ho messo in automatico. Clicchiamo play, via, andare qua adesso. Ecco, vedete, mettiamo il click, più o meno è in sync, però guardate qua, se io faccio così
Guardate qua, se io vi dico questo qua, eh. Accelera, perché lui perde di qua e recupera da quest'altro lato. Modifica, annulla. Io purtroppo in una lezione non vi posso spiegare che cos'è il warping, vi posso solo enunciarlo, però è questo qui. Allora, ad esempio, guardate qui. Via. Poi raccorcio il file. E il levare questo. Andiamo su due. Oh, vedete? Quest'onda qui è quella che dà il rumore. Quindi cosa faccio? La vado a togliere. Ecco qui. L'ho spostata. Quindi sto giocando un po' col warping del file. È un giochetto di allunga, restringi, taglia e quant'altro. Ok. Goodbye, my friends. È sempre un piacere. Ciao da Palumbo DJ. Ciao ragazzi e buon divertimento con la prossima lesson.